Buongiorno, buongiorno e bentornati sul canale di A Homeless, titolo come più vi aggrada. E niente, nella speranza di essere il vostro homeless preferito, oggi andiamo, sono intanto a Birmingham al momento, do una risposta, il seguito di una risposta che ho dato alla domanda che mi avete fatto in tanti: cosa farebbe un homeless, in questo caso io, se diventasse milionario. Io ho fatto un video che vedrò di linkare qua sotto all'info box, in cui dicevo che aprirei una mensa un po' particolare, ecco, con degli accorgimenti, con una parte dei soldi che teoricamente potrei vincere, che di fatto sarà difficile perché non gioco mai a niente, però vabbè, fantastichiamo un po', insomma. Ma però nel sostanziale, essendo la mia persona, no, nell'intimo, diciamo, che cosa farei con questi soldi? A parte, io oggi parlo di due cose. La prima cosa, sicuramente farei degli investimenti, troverei qualcuno che ne sappia molto di più, che sia un professionista, che sia riconosciuto, che sia, abbia un'onestà in ciò che fa e tutto quanto, in modo che amministri non solo gli investimenti, ma magari, se potesse, non lui o magari qualcun altro, anche a sua saputa, che mi amministri un po' i soldi per essere tranquillo. Questa è la prima cosa che farei. Anche qui ho fatto un video, casomai ve lo linko qua sotto. Però ecco, la cosa che diciamo che a me migliorerebbe la mia vita, può sembrare assurdo, non è tanto il comprare una casa per viverci in un posto magari meraviglioso, cioè chi ama stare vicino all'acqua, chi ama stare vicino ai boschi, alle colline, alle campagne, o magari aprire una sorta di piccola farm, una fattoria, non è quello il punto. Il punto è che la cosa veramente più positiva che potrebbe riguardare, che sicuramente riguarderebbe la mia persona, sarebbe il fatto di non preoccuparsi di dove andare a mangiare. Allora, partiamo dal fatto che io non ho problemi con il cibo, inteso con qualche strana disfunzione fisica, ma il cibo io ne risento se non mangio. Io ho bisogno di mangiare. Anche oggi io viaggio, sono in strada, sono tornato in strada, qua è pieno di cibo, c'è latte, patate, sandwich, pane affettato, insomma roba che comunque costa il giusto, lo puoi trovare giusto anche in UK, ed è buona, è parecchio buona, io non dico nient'altro. Però il fatto che comunque andare in giro con una borsa, o fosse uno zaino, quello che vi pare, un po' a me un po' infastidisce, ecco, non più di tanto ovviamente, però crea qualcosa. Ma soprattutto che quando hai pochi veramente soldi, ti piace gironzolare non solo in centro o le zone limitrofe, ma andare un po' più là, nei quartieri un po' particolari, un po' diversi, per vedere come vive veramente la gente del posto, è chiaro che se hai pochissimi soldi, in questo caso pounds, è chiaro che devi sempre pensare, incominci ad aver fame, dov'è un supermarket dove posso spendere poco, cioè, capito, oppure mi va un caffè, però non posso permettermelo in una caffetteria, quindi devo andare sempre in un supermarket, oppure trovare un bar, qui c'è anche qualche vero bar, vero nel senso che ricorda la famosa Italia, la bella Italia, però, capito, devi sempre trovare il modo di spendere il meno possibile, perché giustamente hai pochissimi soldi, capito? Invece, avendo dei soldi, in questo caso io ho detto milionario, ma va bene anche miliardario, in migliaia di dollari o di pound, sterlino, euro, quello che verrà a voi, potrei semplicemente gironzolare ovunque senza farmi troppi problemi. E nulla, hai fame? Mi fermo in qualsiasi posto, che non importa che sia un pub, un ristorante o un qualcosa di lusso, perché chissà per quali motivi fantasiosi uno dovrebbe andarci, no, è indifferente. Ho fame, mi va un hamburger, potrei prendere un fast food, come potrei prendere un pub o un ristorante, perché qui lo fanno anche a ristoranti, in diversi ristoranti, e mangiare i miei hamburger con le patate fritte, oppure voglio prendere una bistecca, oppure voglio prendere una pasta, oppure voglio prendere qualcosa di locale, qualche prodotto locale, capito? Non avrei tutti questi pensieri, capito? Viaggio per la città, ovunque io sia, 8-9 di sera, ho voglia di un caffè, invece di andare al supermarket, oppure comprare caffè solubile e farmelo da me.
Niente, mi fermo a prendere il caffè, il primo posto che trovo oppure il posto più simpatico, quello che io reputo più simpatico, ecco. Come vedete, per chi vive in strada si dimentica sempre che il cibo è molto importante, avendo pochi soldi chiaramente a volte ti tocca non andare in determinate zone perché non sai se c'è un supermarket vicino, capito? Io a volte mi sono trovato in zone che ho dovuto camminare per mezz'ora per trovare un supermarket perché avevo pochi soldi. E nella mezz'ora, quando uno ha fame, soprattutto io, perché quando ho fame, ho veramente fame, chiaramente non è un grosso problema, è una questione da risolvere, però velocemente, ecco. È tutto qui, e questo è il video, questa è la cosa principale cui paradossalmente potrebbe interessarmi avere diversi soldi, poter gironzolare dappertutto senza preoccuparmi se c'è un supermarket nelle vicinanze, ecco. Non mi porrei questo problema, ho fame, entro in qualsiasi posto e mangio, così, passo la carta e via. Ok, e questa è la fine del video, io vi ringrazio di essere stati con me, vi ringrazio di seguirmi, tutto quello che fate, ricordate che ho la pagina Facebook, il blog, che tutto quello che pubblico nel blog non è mai, diciamo così, non è qualcosa che puoi vedere anche in video, ciò che è nel blog, ciò che è in video, e ciò che è in Facebook è solo in Facebook. Quindi da Birmingham io vi saluto, vi auguro di passare una felice giornata a qualunque orario vediate questo video e niente, un bacio e un abbraccio dal vostro Homeless.